Nell'hangar del reparto volo dei Vigili del Fuoco della Campania a Ponte Cagnano Faiano, festa per il 70° anniversario di questa specialità, sempre in prima linea. Presenti tra gli altri il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Renato Franceschelli, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall'Oppio, con il prefetto di Salerno Francesco Esposito e l'assessore alla sicurezza, legalità e immigrazione della Regione Campania Mario Morcone. Celebriamo questo importante componente dei Vigili del Fuoco che abbiamo visto in recuperi eroici in Emilia-Romagna e li vediamo tutti i giorni nella lotta agli incendi, nel recupero a persone, diciamo dei super professionisti che svolgono insieme agli aerosoccorritori delle attività importantissime a tutela delle persone. C'è un investimento importante che il governo ha fatto già nella scorsa finanziaria per l'acquisto di nuovi mezzi di soccorso, in particolar modo elicotteri. L'inno di Mamelia ha aperto la cerimonia con la banda musicale composta da studenti dell'Istituto Comprensivo Trifone di Montecorvino Rovella. Durante la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Alessandra De Cristofaro, è stato presentato dall'autore Massimo Sestini il volume Il volo dei draghi, la componente aerea dei Vigili del Fuoco, un racconto per immagini, una pubblicazione celebrativa realizzata con il contributo di Leonardo S.p.A. È stato anche ricordato il sacrificio di quattro Vigili del Fuoco campani, specialisti elicotteristi caduti durante il servizio. Ai familiari è stata consegnata una targa commemorativa.